Tutte carissime amiche e carissimi amici, bentornati sul mio canale. Purtroppo stamattina la live si è interrotta perché ho notato che in cucina, soprattutto la mattina, l'acqua, mi sono appena lavati i capelli perché dopo aver soffritto la carne eccetera eccetera, perché ho notato che praticamente la mattina qui in cucina non prende bene la connessione, quindi ho dovuto per forza di cose interrompere la live che avevo da poco iniziato, e vi stavo facendo vedere tutti i passaggi del calzone di carne, che è questo qui, si è appena cucinato. Io vi farò oggi un video che non ho mai fatto sul mio canale, no, tranne una volta che ho fatto il video dell'assaggio, che è un video molto esilarante che vi metterò nelle schede, sull'assaggio della box di sushi, per modo di dire sushi, della Lidl. E c'è da fare veramente tante risate. Io adesso mi vado a prendere una bella fetta di questa. Sinceramente non è che io abbia tanta fame, perché io ho un vizio un po' brutto. Lo so che sono strana, però è così. Io mentre faccio qualsiasi preparazione con la pasta, con la massa, la vado a mangiare, mi piace tanto. E vediamo se andiamo a fare anche la recensione di questo lievito di birra a tre mulini. Io vado a tagliare un pezzo, ovviamente non lo vado a fare nella teglia perché la andrei a raschiare, e quindi appena vado a tagliare una fetta torno. Allora, la fetta del calzone di carne è questa qui. No, vabbè, vedete, è tutto formaggio quello che c'è sopra, eh? È carne, questo ve lo dico a fare, vabbè, non perché l'ho fatto io, ma no, vabbè. E poi ho fatto anche i panini dalla, scusate, non è educazione. Comunque, dalla pasta ho creato anche queste micchette, rosette. Vedete che belli che sono? No, vabbè. Allora, andiamo a tagliare questo pezzo. Cioè, è a dir poco succulenta. E vi spiego il procedimento per chi fosse interessato, ovviamente. Allora, io la pasta l'avete vista, no? Guardate com'è cotta, so. Qualcosa di spettacolare. No, vabbè. Allora, vi spiego una cosa. Sapete perché a me le cose vengono buone? Perché io ci metto tanta passione, tanto amore nel cucinare. E poi le cose io le vado a condire in una maniera incredibile. Cioè, devi condire. Comunque, vabbè. Allora, in una padella si mette a soffriggere della cipolla. Scusate i silenzi, ma è così. Allora,
nella pizza di carne non va, non andrebbe la cipolla. Io la metto perché a me piace, a noi piace. Io ho messo mezza cipolla rossa, di quelle grosse, fatta a fette, l'ho messa nell'olio e carne macinata a soffriggere. Si fa soffriggere la carne, mentre sta soffriggendo, si aggiunge sale e pepe, e si va a sfumare col vino bianco. Molto semplice come preparazione. Una volta che la carne si è ben soffritta e si è cotta, ci cioè si vede che comunque cambia il colore, andate a spegnere. Cercate di sfumare molto bene il vino bianco, perché il vino quando rimane crudo poi si sente e non è più buono per chi ce l'ha il vino in casa. Io lo compro appositamente e quindi vado a sfumare, come vado a sfumare anche il ragù. Una volta che poi andate a spegnere la carne, la fate raffreddare in una coppa. Le uova non si vanno mai a mettere quando il composto è bollente, se no poi si va a creare la frittata. Una volta che il composto già condito con sale e pepe, lo facciamo raffreddare, si aggiunge parmigiano. Io ho aggiunto 3 uova e poi avevo un pezzo di provolone dentro al frigorifero, gliel'ho grattugiato, viene ancora più saporito. Una volta che vai a fare questo composto, devi praticamente prendere la pasta. Io l'ho fatta cuocere, ma l'ho fatta crescere poco, perché a me sinceramente il calzone deve venire la pasta non troppo alta, soffice, ma deve essere così. Troppo soffice, a me non piace. No, vabbè. Si mette l'olio nella teglia. L'olio deve essere abbondante. Quando fate queste cose, non lesinate l'olio, perché l'olio deve essere abbondante. Fate praticamente la stesa di tutta la teglia, che deve anche strabordare la pasta. Andate a mettere la carne macinata che avete appunto cotto e condito con uova, formaggio, eccetera, eccetera. Sopra, se vuoi mettere la fontina, puoi mettere anche delle sottilette, volendo, quello che credi. Io ho messo la fontina. Non vale la pena andare a mettere altro parmigiano, perché io ne ho messo veramente in quantità industriale. E poi fai l'altra stesa andando e cercando di farla più sottile, perché a me non piacciono le cose troppo doppie, vedete? Vai a fare la parte di sopra, vai a tagliare tutto quello che praticamente non serve. Infatti io poi ho creato le michette, i panini. E poi vai col bordino. Io purtroppo non ho potuto farvelo vedere. Vedete il bordo? Questo qua, ve lo faccio vedere. Questo. Andate a fare il bordino. Fate delle punzecchiate la parte superiore con la forchetta dell'olio e infornate. No, vabbè. Che cosa ve lo dico a fa? Però uno dice, vabbè, ma sai, io la compro già fatta, ma è tutta un'altra storia. Allora, per quanto riguarda, prendere un po' d'acqua, che se no non riesco neanche a parlare. Allora, per quanto riguarda quel lievito, io non è che ve lo consiglio, ve lo straconsiglio, perché sinceramente io l'ho trovato ottimo, davvero. A parte il fatto che io ho buttato una marea di lieviti di birra
quelli freschi, perché tu li compri, hanno una scadenza molto, diciamo, non tantissimo lunga, e quindi devi stare ogni volta a buttare. Questo qua è comodissimo perché sono praticamente la bellezza di 6 buste, e già il fatto che tu ne metti metà di busta per andare a fare la pasta ti dura, e ce l'hai sempre pronto. Invece molte volte mi è capitato, appunto, di dire: ma no, sto senza lievito di birra. Invece tu ce l'hai sempre pronto in casa, è veramente ottimo. E poi questo è il pane che è uscito, che meraviglia, guardate, c'è anche per il pane, mamma mia, cioè lo vai a tagliare e ci metti dei salumi o delle rape stufate, cioè lo sfero di caffè. Ma io finisco di gustarmi questa pizza di carne, che è qualcosa di sensazionale. Fatela pure voi, se avete da farmi delle domande particolari me le scrivete sotto nei commenti e io vi risponderò. Un bacio, alla prossima, ciao.